questo ve l'avevo detto, l'abbiamo mantenuto, però probabilmente alcuni giocatori hanno pensato che queste scelte, ne hanno indotti a pensare che queste scelte potessero pensare che questa di oggi era un'amichevole. Dice D'Arezzo è venuto a giocare, è una gran bella figura, non l'abbiamo fatta. Quando ci siamo svegliati probabilmente era troppo tardi, qualcosina abbiamo provato a fare, però uno spettacolo indecoroso oggi. Primissimi minuti, dico, vabbè, saranno durati anche poco, però sembrava che ci fosse, no? Un po' la volontà di fare meglio, poi dopo 10 minuti ci siamo un po' appiattiti. Diciamo che eravamo in fase sperimentale oggi da tutti i punti di vista e quindi non mi aspettavo una squadra troppo ordinata, però insomma l'atteggiamento non mi è piaciuto, in troppi giocatori e chiaramente poi il risultato finale, indipendentemente dal 2-0, fa capire che la squadra non è scesa in campo come dovrebbe invece. Da un punto di vista mentale, indipendentemente da chi gioca, io esigo sempre un certo tipo di atteggiamento. Ciao mister, fra le note liete si può dire c'è Marie Saint, il centrale difensivo che ha debuttato oggi, se non erro. Ragazzo del 98 ha fatto una partita molto positiva, questo ragazzo c'ha grandi qualità, quindi bene, ci dà una mano, oggi si è fatto esordire anche un nuovo acquisto, chiaramente si è denotato, è un ragazzo che ci potrà dare una mano fra un po', non certo da subito, purtroppo quando i giocatori si allenano da soli, dura, anche se dicono e pensano di essere allenati, poi la realtà di campo è tutto l'altro. Purtroppo quando trovi i giocatori ora che sono stati fermi, purtroppo per metterli in condizione ci vogliono 3 settimane e sicuramente anche questo succederà con Tomi. Ecco mister, invece come valuti la prestazione di Tavano? 90 minuti a disposizione, ha spinto tanto, però non ha mai riuscito a tirare verso la porta. Mi chiede sempre di Tavano, come se fosse il problema di Prato. Tavano è uno dei giocatori che oggi ha partecipato a questa partita perché è chiaramente nella mediocrità di rendimento globale della squadra, non è che si potesse innalzare Tavano a fare qualcosa di più di quello che ha fatto. Oggi avrebbero dovuto fare meglio tutti che hanno giocato, non Tavano, e quindi non credo il problema sia Tavano oggi. Sì, ho visto una superiorità troppo netta dell'Arezzo che sono convinto che in realtà non c'è, perché altrimenti noi ci sarebbe 0 punti e l'Arezzo sarebbe primo in classifica. Senti, ti faccio un'ultima domanda, così intanto un po' per sdrammatizzare la situazione, bisogna che si è fatto la barba, cos'è? Perché abbiamo vinto, è la scaramanzia, se la scaramanzia non ce lo dirai, però. No, c'ho bisogno della barba per fare scaramanzia. La barba me la sono fatta perché volevo essere un po' più carino anche ai vostri occhi. Però insomma, poi mi riescerà, spero, perché se fa come capelli andiamo a ritagliare, disse spero mi riescano, sono ancora a cercarli. Quindi la barba ogni tanto me la faccio, un paio di volte l'anno me la faccio. Buonasera mister, allora l'Arezzo compie il suo dovere di passare il turno in questa coppa. Abbiamo visto una squadra, la sua, particolarmente motivata, che ha vinto meritatamente questa partita. È stata una partita semplice, è stata una partita combattuta, basta vedere le ammonizioni che ci sono state in campo, non si sono risparmiati niente, poi è stata comunque sempre nella correttezza e nella realtà sportiva, per carità, però talvolta, visto il passato di questa competizione, non veniva considerata come magari mi sembra che le due squadre abbiano fatto oggi. C'erano in campo tanti ragazzi che nelle ultime
gare magari erano state utilizzate un pochettino meno da entrambe le parti, e questo a testimonianza che hanno grande voglia di dimostrare ai rispettivi allenatori e ai propri compagni che ci sono anche loro e che vanno presi in considerazione. Penso che si sia fatto anche un buon calcio, mi è piaciuta la personalità che hanno mostrato anche alcuni ragazzi che finora avevano giocato un po' meno e che sono giovani, e abbinato al temperamento che dobbiamo sempre cercare di avere, io lo richiedo in allenamento, quindi figuriamoci in una competizione ufficiale, credo che alla fine, come ha detto te, insomma, la vittoria sia meritata, sia venuta anche attraverso una partita qualitativamente giocata in maniera importante. Ecco, magari nell'ambito di questa manifestazione il fatto che la vincente o eventualmente la finalista vada ai playoff, insomma, comincia a essere importante. Beh, era allora che cominciassero a mettere qualcosa che conta come premio a questa competizione, perché altrimenti veniva vista più come una noia o il far giocare solo esclusivamente per dare minutaggio a quelli che erano stati utilizzati meno in campionato. Quindi è chiaro che da qui in avanti, più andrai avanti, più si vedranno giocare sempre di più le squadre potenzialmente titolari, perché poi non è che sei ammesso direttamente ai playoff e basta. Sei ammesso come una delle teste di serie, quindi è come se uno arrivasse secondo in classifica, e non è una cosa da poco. Mister, per quello che invece riguarda i tre un pochino più acciaccati, sia di Polidori e Moscardelli, la situazione di loro sportivista di Livorno? Si stanno allenando, quindi non credo, almeno mi auguro, che non ci siano particolari problemi. L'unica nota stonata di oggi è da capire l'entità del problemino muscolare che ha avuto De Feudis, e quindi sarà da valutare, perché sono pochi giorni che ci sono alla gara, magari siamo anche fortunati, ce n'è uno in più alla gara di Livorno, e questo sarà da verificare nei prossimi giorni con lo staff medico. Senta, un'ultima cosa a proposito di questa gara contro il Livorno, ho sentito i tifosi, già sono già in clima derby. Sì, è un derby molto sentito che manca da tanti anni, è un derby che viene accompagnato anche da una più che buona classifica da parte nostra, magari loro forse erano convinti di avere qualche punto in più a questo momento della stagione. Però è molto sentito dalle tifoserie, ma credo che sia anche molto sentito dalle due squadre. Sarà una partita tosta, anche secondo me agonisticamente parlando molto tirata. Mi auguro che possa essere solo esclusivamente una giornata di sport senza che ci siano strascichi fuori dal campo. Grazie mister. Prego. Dico, in campionato abbiamo fatto la prima vittoria e siamo molto soddisfatti di questa vittoria, mentre invece oggi è stata una partita dove abbiamo giocato comunque, adesso non mi ricordo quanti giocatori eravamo, che non giocavamo da tanto tempo, poi non avevamo mai giocato insieme, e ci sono delle motivazioni perché arrivano poi queste prestazioni anche un po' al di sotto dello standard normale. Ma credo che comunque, ti parlo del periodo in generale, credo che comunque stiamo dando delle risposte positive. Oggi è stata una partita anche per mettere un po' di benzina nelle gambe per alcuni giocatori, e penso che ci tornerà utile poi in campionato. A livello personale invece come ti senti, come stai? Insomma, la partita intera te la sei giocata, ora probabilmente ancora non sei al top, però... Assolutamente non sono al top, anche perché ho questo ginocchio che comunque mi dà ancora un po' fastidio, e mi dispiace di essermi fatto male la prima di campionato, perché comunque avevo fatto tutto il ritiro in un certo modo e iniziavo a sentirmi di nuovo come
come solitamente mi sento. E, purtroppo adesso ho bisogno ancora di tempo, spero che avrò la possibilità comunque di avere degli spezzoni di partita anche per mettere dei minuti nelle gambe. Oggi sicuramente posso dire che tutta la partita, reggerla per me era molto difficile. Primi 20 minuti, credo, prima mezz'ora penso di aver dato un'intensità, poi sono andato logicamente a calare. Ci sono altre domande da parte dei colleghi? Ne faccio una ancora. Prego. No, volevo solo, tornando al periodo, volevo solo chiedere se, visto che appunto hai vissuto il ritiro, insomma poi sei da tempo qua, se quest'anno dopo i vari cambiamenti, non tanto anche di giocatori certo, ma più che altro a livello societario, se, come dire, vi ha sorpreso un po' questa partenza obiettivamente, come dire, negativa, ecco. Assolutamente, siamo rimasti primi di tutti delusi noi e l'ambiente, non ce l'aspettavamo. Purtroppo a volte le cose vanno in un certo modo per delle motivazioni che poi uno può andare a analizzare, però serve a poco, ecco. Più che altro adesso abbiamo un allenatore nuovo, cerchiamo di seguire il suo metodo, il suo calcio, e cercheremo di ritirarci fuori da questa situazione.